Diciamo che era uno stopper che intanto uno bello tosto, poi di testa è uno che la prendeva spesso e che soprattutto in marcatura insomma, sapeva farsi rispettare. Poi aveva a mio avviso vicino un certo Mascheroni ed era una coppia, perché poi i difensori si valutano spesso anche per chi hanno vicino, perché però era proprio... A mio avviso era una bella coppia, era una gran squadra, una signora squadra. Questa è la stagione 85-86 cioè, e questo è proprio... Questo è stato un campionato a mio avviso straordinario. Questo è Mascheroni che va al gol contro sì, il... questo qua è la fotocopia del gol dello spareggio di Firenze. Sì, è stata un'annata, quell'85-86 Massimo, con una squadra che giocava alla grande con dei nomi insomma... Sì, è stata, come diceva Corrado, un'annata con una squadra bella da vedere, ma come dicevamo, credo proprio una settimana fa, prima che Paolo poi commentasse per voi la partita di Modena, era una squadra che è una di quelle che ricordiamo con grande piacere, perché era veramente una squadra, nel senso della, che sapeva far gruppo, sapeva far rendere al meglio, come succede alle squadre, tutti i giocatori, anche quelli magari con minori qualità individuali, perché una squadra quando è squadra sa esaltare le qualità di tutti. Ricordiamo qualche nome, Paolo, di quella squadra, quella 85-86 del campionato di Serie B. Beh, basta solamente, non me ne vogliono gli altri, Danio, che tra l'altro era uno dei punti di forza, ma basta ricordare l'attacco con la destra Savino, Fortunato, Lucchetti, Nicolini, Rondon. Bastano questi per dire che tipo di squadra avevamo quell'anno. Poi dietro c'era Danio, c'era Beppe Mascheroni, che erano due buoni elementi, poi sono due difensori e un portiere che insomma completavano l'undici. Poi c'era anche altra gente naturalmente in panchina, perché non dimentichiamoci che c'era Franco Cerilli, c'era Pippo Filippi, c'era Pallavicini, insomma c'era Messersi, insomma buoni giocatori insomma, ecco, per quell'epoca. E qui abbiamo Stefan Schwok, che quanti anni ha fatto tu a Vicenza? Ne ho fatti 12 in tutto. 12 anni a Vicenza, è rimasto qua, legato. Tu sei a Modena, vivi a Modena, però tieni questo legame, perché adesso non scadiamo nella retorica, non facciamo le solite, però il menti, le sensazioni. Proprio ripensando a quello che è successo, pensando a una curva sud vuota. Giocare al menti è una sensazione unica, insomma, se hai la fortuna di giocare in uno stadio pieno, c'hai la gente attaccata, la guardi proprio veramente negli occhi. Per un calciatore, cioè, è ovvio che San Siro, Napoli, Torino sono campi meravigliosi, ma per il gioco del calcio, lo stadio come è strutturato il Menti è un piacere giocarci. Noi ti abbiamo tirato fuori, anche grazie al tuo aiuto, tu di gol non ne hai fatti molti in maglia biancorossa, dalla stagione 84-85 in C, abbiamo delle immagini 84-85, ripeto, quindi qualche annetto fa, abbiamo tirato fuori proprio i servizi originali di Luca Ancetti per quella stagione, le tre partite in cui tu con tre gol hai deciso, te le ricordi le tre partite? Preistoria. Beh, preistoria, 84-85, facciamo due conti, sì, quasi preistoria. Che sicuramente ero molto più biondo. Guarda, andiamo allora, godetevi in attesa di Vicenza Regina questi 5 minuti di immagini di repertorio che abbiamo trovato nei nostri archivi, con Mazzeni protagonista nel commento originale di Luca Ancetti, stagione 84-85, il match winner Paolo Mazzeni, di tre partite. Vicenza Treviso, Vicenza Ancona e Legnano Vicenza, tutte da gustare. Che vergogna. Il Vicenza, stile cara promozione, stavolta ti prendo, era stato dipinto come la squadra con l'attacco al fulmicotone. Per tutta risposta, a segnare al Menti, almeno fino ad ora, solo i difensori. 15 giorni fa, Fasciullo, con il Treviso è stata la volta di Paolone Mazzini, quando si dice giocare la carta a sorpresa. Il Vicenza, visto alla terza di campionato, è una squadra in via di guarigione, ma c'è ancora qualche linea di febbre. Reia ingolfa le fasce laterali, con la punta tirapelle e il numero 9 di maglia almeno Berto,
e il Vicenza, della metà campo in giù, si trova ad annaspare in un imbuto. Come fare a passare? Dopo la punizione di Baggio, c'è un tentativo da fuori da parte di Nicolini. Para puntualmente Memo, è un ex. Anche Maiani comunque non vuol far rimpiangere il trevigiano. Sul colpo di testa di Tirapelle para a terra. Ci arriva anche Pasciullo, schiacciare forse era più facile. E il Vicenza ancora in avanti. Vediamola questa invenzione prima di commentarla. È siglata Baggio, il diagonale è bellissimo. Ma prima di chiudere, ancora Baggio, lui c'ha anche la testa, dice. Memo compie gli straordinari. Il tempo si chiude, il Vicenza è un tantino nervoso, questo Menti sembra non volerlo veder vincitore. È difficile trovare il bandolo della matassa, si prova allora con un Cerilli più avanzato, con un Messasi che ha più spazio. Il numero 11 cerca di portare scompiglio, va al tiro, Memo è attento, manco a dirlo. Settimo minuto, Mazzeni si trova un pallone da cacciar dentro, Memo risponde e poi... ma è una giungla, meglio non commentare. Cerilli porta in avanti, l'apertura per Lucchetti e gol. Un urlo e poi uno sbandieramento fuori gioco. E allora... ci riprova Nicolini, stavolta Memo sembra un ventenne in volo. Ancora Cerilli, il Vicenza diventa in assedio. Mazzeni, e per lui è il primo gol in maglia biancorossa. Rivediamolo, ne vale la pena, l'omaggio è a Paolone. Memo stavolta si inchina. È l'esultanza per Paolo Mazzeni. E no, caro Marchioro. Il Menti non è un salotto dove tutti possono accomodarsi. Infatti, un vero padrone di casa, in dovere all'ospitalità, ti offre i fiori, ma non vende il mobilio. E così l'Ancona, di belle speranze vestito, dà l'addio ai sogni di B e spinge in alto il Vicenza, di Giorgi e del pubblico, senz'altro vincente e vincitore. Difesa senza gol da 180 minuti, centrocampo deciso, che oppone un filtro di cui i biancorossi hanno bisogno. Attacco da registrare nella mira. È questo il Vicenza che piace e che viene applaudito. All'inizio di gara un minuto di raccoglimento in ricordo di un vecchio giocatore del Vicenza, Nini Chiodi. E poi si gioca. L'Ancona è all'ultima spiaggia, ma il Vicenza è come Rimini e oggi anche lui vince. La prima occasione è per Messersi ben lanciato sulla ribattuta nell'uscita di Santucci. La palla, calciata dal numero 9, è sul fondo. Undicesimo minuto e ci prova Pasciullo da fuori a liberare il sinistro che sorvola la porta di un claudicante Santucci. Quindi Filippi, Rondon, il tiro sull'esterno della rete. E l'Ancona si fa vedere. La palla, toccata all'indietro da Mariani, viene salvata da Mattiazzo. Ventitreesimo, Nicolini dalla destra, calcio di punizione. Salta altissimo Mazzeni e batte Ciaracchica, che aveva sostituito Santucci. È il secondo gol dello stopper vicentino. Sono 4 i punti per merito delle marcature del difensore. E il Vicenza, per ringraziarsi gli dei del calcio, aveva improvvisato anche una danza propiziatoria, che però non ha dato in modo totale i frutti sperati. Perché laggiù, ad Ancona, un rigore sbagliato e i miracoli di Lorieri hanno ottenuto appiccicato il Piacenza al secondo posto. La gara di Legnano non ha offerto molti spunti al cronista, a parte un bel sole e gli spogliatoi vestiti da castello. In campo si è giocato badando al sodo e subito si è capito che il mattatore sarebbe stato lui, Paolo Mazzeni,
Dopo appena 5 minuti, su azione conseguente ad angolo, lo stopper libera una botta al volo. Belletta si dispera, ma il libero Cappelletti caccia dalla linea il pallone gol. Al 21esimo il Legnano centra lo specchio della porta. Rimarrà un episodio isolato. È Paolillo a cercare la soluzione da lontano. Mattiazzo è attento e addomestica a terra. La mezz'ora è vicina quando Nicolini batte l'angolo numero 3. Traiettoria ampia, Mazzeni parcheggia incustodito e di testa sceglie tempo e traiettoria felici. Pallone sul primo palo e tanti saluti. Che dire, grazie. Beh, fa piacere. Grazie a Paolo Mazzeni. Un po'.